La Capitaneria presenta nuova ordinanza di sicurezza balneare, concessioni dei lidi. In Senato ha approvato il DDL concorrenza, adesso la legge approderà alla Camera. Il cartello sociale attacca i comuni che non hanno ancora condiviso il debito da assumere a fronte del prezzo dei 10 milioni che la Regione ha concesso. Polo didattico Arentra, Università di Agrigento, insieme per orientare i giovani nella scelta dei percorsi universitari, presentato il corso in mediazione linguistica e culturale. Domenica grande festa, non solo pulizia della nuova riserva, anche a cavallo, ma presentazione della nuova segnaletica di Punta Bianca, tour in mountain bike, raduno super, rilascio di una tartaruga. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il capitano di fregata Fabio Serafino, che dirige la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ha presentato la nuova ordinanza di sicurezza balneare. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Presentata stamani la nuova ordinanza di sicurezza balneare, la numero 4/2022, stamani nel corso di una conferenza stampa presso la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, dal comandante di fregata Fabio Serafino. La nuova ordinanza disciplinerà gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività balneari per il circondario marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei comuni costieri di Sciacca, a partire dalla foce del torrente Bella Pietra, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Real Monte, Porto Empedocle e Agrigento. Presenti tra l'altro alla conferenza stampa Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio, Geronesi, vicepresidente provinciale e delegato SIB, Antonio Giardina, direttore Confcommercio di Agrigento, e la dottoressa Olimpia Campo dell'ufficio demanio di Agrigento. Allora, innanzitutto è un'ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare che non è stata stravolta rispetto ai provvedimenti già emanati negli anni precedenti, non c'era una particolare esigenza di stravolgerla, ma abbiamo ritenuto opportuno introdurre degli elementi di razionalizzazione. Abbiamo suddiviso l'ordinanza in due parti, in precedenza c'era un'ordinanza di sicurezza balneare che regolamentava anche le attività ludico-diportistiche. Abbiamo ritenuto più opportuno separare gli aspetti più propriamente tipici della balneazione da quelli connessi invece alle attività ludico-diportistiche, che sono molto più in evoluzione, in continuo cambiamento e che richiedono, con l'introduzione di sempre nuove attività, un'attività di aggiornamento. Quindi abbiamo ritenuto opportuno separarle, così la modifica e l'introduzione di nuove attività non comporta necessariamente poi la modifica anche dell'ordinanza di sicurezza balneare. In aggiunta abbiamo ritenuto più opportuno specificare meglio alcuni aspetti relativamente a come deve essere organizzato il servizio di salvataggio, a come deve essere prestato il servizio da parte del bagnino, e quindi abbiamo ritenuto che fosse utile introdurre degli elementi più che altro di specificazione piuttosto che di modifica totale. Dottoressa Olimpia Campo, come responsabile dell'ufficio demanio, oggi coinvolta in questa iniziativa, voi avete una certa autonomia, anche voi effettuate controlli relativamente alla sicurezza delle coste? Noi abbiamo la gestione, i controlli sono affidati alla Capitaneria di Porto, come è giusto che sia. Per noi però è importante essere presenti qui oggi, perché la gestione non può prescindere dalla conoscenza puntuale delle ordinanze e dalla stretta collaborazione che da sempre è esistita, almeno per quanto concerne la mia gestione, certamente tra noi, la Capitaneria di Porto, le Capitanerie di Porto, perché io sia Agrigento che Gela, e gli uffici circondariali marittimi. Quindi per noi è soltanto una refluenza, che ovviamente c'è e ci sarà, sulla normale gestione delle attività prima descritte dal comandante.
Voi siete coinvolti in questa iniziativa, ecco, quale sarà il vostro rapporto attivo e fattivo per aumentare la sicurezza nelle spiagge? Allora, nonostante diciamo, il periodo un po' triste che tutti i balneatori stanno affrontando, noi del SIB, concordato con tutti i balneatori, siamo pronti a sostenere diciamo, e guidare tutta la gente in questa situazione, in questa nuova stagione, per una questione di sicurezza, e saremo vicino comunque agli ordini, agli organi istituzionali di controllo per far sì di cercare di rendere le spiagge sempre più sicure attraverso naturalmente tutti i bagnini, infermerie, daremo il nostro contributo. Il Senato approva il DDL concorrenza dopo una lunga discussione sull'articolo 2 che disciplina le concessioni balneari e che recepisce la normativa europea. È stata confermata la scadenza delle attuali concessioni al 31 dicembre 2023. La nuova norma prevede però la possibilità di una proroga speciale per ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023. Adesso la legge dovrà essere approvata dalla Camera dei Deputati, dove però sono probabili nuove discussioni e modifiche. Su questi temi l'intervento di Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, e di uno degli imprenditori storici del settore, Peppe Vita di Oceano Mare. La vostra presa di posizione, voi rappresentate tanti operatori del settore balneare, c'è un forte movimento alla Camera, una forte discussione, ecco fattivamente qual è la vostra posizione? Siete d'accordo, favorevoli, contrari, cosa fareste insomma? Ma già si sono espressi in maniera ufficiale i vertici sindacali appunto del SIB Confcommercio Nazionale, che hanno ritenuto questo provvedimento assolutamente un provvedimento che va contro le attività attualmente diciamo, attive delle concessioni balneari. C'è un settore imprenditoriale che ha investito anche a carattere familiare, che ha investito su quelle proprie attività, che oggi si trova fortemente penalizzato e assolutamente incerto nella costruzione del proprio futuro, della propria vita. E il fatto che nel nuovo decreto appena licenziato dal Senato qualche ora fa non vi sia stata nessuna delle diciamo, nostre indicazioni o quantomeno dei consigli che sono stati messi per iscritto a livello nazionale è davvero un forte segnale che questa categoria è assolutamente non presa in considerazione da un governo che assolutamente non ha compreso nulla di quello che significa il lavoro e la dignità delle attività che sono all'interno di queste attività produttive e che assolutamente sono state diciamo, messe in ginocchio da questo provvedimento. E quindi che futuro ci sarà per questi operatori? È già in corso una riunione dei vertici nazionali a livello nazionale del SIB, ci saranno azioni anche eclatanti per fare in modo che questo provvedimento venga assolutamente rivisto quantomeno e aggiornato a quelle che sono invece le reali condizioni che il mercato impone. Ecco, in merito al nuovo ordinamento, alla nuova legge fatta al Senato, cosa ne pensa un operatore turistico agrigentino? Insomma, lei è molto noto anche per via della sua esperienza. Ma intanto aspettiamo che diventino operative tutte le indicazioni. Credo che sia un fatto di grande correttezza quello di mettere a punto il sistema della la regolamentazione delle concessioni balneari. E credo che lo Stato debba mettere mano a questa cosa, però tenendo conto non soltanto delle esigenze del PNRR, ma anche tenendo conto del fatto che ci sono 30.000 concessioni balneari che vanno attenzionate, che c'è un lavoro vecchio e antico che si svolge sui lidi e che in termini di sicurezza e di pulizia delle spiagge credo che abbia anche dato parecchio. C'è da tenere conto che tante imprese come la nostra, per esempio, hanno avuto delle agevolazioni all'accesso a un credito dello scorso anno che era quel credito agevolato in virtù delle problematiche che sono venute fuori dalla pandemia.
Ecco, noi abbiamo contratto un debito nei confronti delle banche di diverse decine di migliaia di euro che va pagato dal prossimo anno in poi. Se imprese che lavorano esclusivamente in questo ambito poi non hanno la possibilità di continuare il proprio lavoro perché magari perdono, come fanno a pagare questo debito? E essendo insolventi poi con le banche, come vanno ad iniziare un'altra attività? Credo che ci siano delle cose che ragionevolmente si metteranno sul tavolo e poi si va ragionevolmente a fare delle gare, come è giusto che sia, nei termini in cui sceglieranno, ma con quel minimo del buon senso che credo che non mancherà a nessuno. Brevemente, che tipo di stagione sarà quest'anno? Speriamo intensa, calda e piena. Condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Palermo che i carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato AL, queste le iniziali del 18enne licatese disoccupato che risultava già essere sottoposto alla misura cautelare del collocamento in una comunità a Campobello di Licata. La vicenda risale al febbraio 2020, quando assieme ad altri ragazzi l'allora minorenne licatese avrebbe aggredito per futili motivi 2 extracomunitari, uno dei quali rimase gravemente ferito e i sanitari si adoperarono con estrema celerità per salvargli la vita, sottoponendolo a più interventi chirurgici. Dopo le formalità di rito, il 18enne è stato ricollocato sempre nella medesima comunità campobellese, dove dovrà espiare la pena di 3 anni e 4 mesi. Vertenza AICA, il cartello sociale attacca i comuni che non hanno ancora condiviso il debito da assumere a fronte del prestito di 10 milioni di euro che la regione siciliana ha concesso ed afferma i sindaci agrigentini rinnegano se stessi dopo essersi battuti a favore della gestione pubblica del servizio idrico. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le forti prese di posizione del cartello sociale verso la gestione del servizio idrico dopo le assemblee pubbliche e le proteste sotto la prefettura. Oggi un comunicato stampa, lo stesso cartello sociale, formato, ricordiamo, dai rappresentanti della Chiesa e dai sindacati e che vede proprio in Don Mario Sorce la colonna vertebrale della struttura, afferma come, rinnegando se stessi dopo essersi battuti a favore della gestione pubblica del servizio idrico, diversi sindaci della provincia di Agrigento stanno conducendo al fallimento la società consortile appositamente creata e da loro fortemente voluta, il tutto con la complicità dell'assessorato regionale alle autonomie locali, che non fa altro che offrire alibi e assist ai sindaci riottosi all'utilizzo delle risorse stanziate per far decollare l'AICA. Probabilmente, continua nel forte comunicato stampa il cartello sociale, nella mente di qualcuno c'è un disegno preciso di tornare alla gestione privata, nonostante sia in corso un piano di risanamento e investimenti pubblici per il rifacimento delle reti, l'ammodernamento degli impianti idrici. A questo punto ognuno intesti la politica, si assuma le proprie responsabilità nella consapevolezza che il fallimento della tanto auspicata gestione pubblica del servizio idrico non è certo la via migliore per tutelare gli utenti, i lavoratori, i creditori e le stesse amministrazioni locali. Infine, scritto nel comunicato stampa del cartello sociale, è amaro constatare che siamo di fronte a una pesante sconfitta della classe politica locale che non riesce a difendere gli interessi del territorio, a tutelare i suoi concittadini e che rischia di lasciare spazio alle scorribande di gruppi privati che vogliono mettere le mani su una risorsa fondamentale come l'acqua per ricavarne profitti nei prossimi decenni, quando il prezioso liquido diventerà ancora più prezioso e la sua gestione andrà a discapito delle generazioni future. 24 milioni di euro dalla regione siciliana per la riqualificazione urbana di Ravanusa a seguito della tragedia dell'11 dicembre scorso in cui a causa di una fuga di gas un'esplosione ha sventrato un rione e causato la morte di 9 persone. L'intervento del primo cittadino Carmelo D'Angelo. Vediamo. Ho appreso la notizia del finanziamento di 24 milioni per il progetto che abbiamo presentato alla Regione Siciliana
per un importo di 24 milioni. Sono veramente soddisfatto, commosso. Ho chiamato il presidente della regione Nello Musumeci per ringraziarlo di questa attenzione, di questo finanziamento. Ho chiamato l'assessore Falcone, che in queste settimane ci è stato molto vicino, a cui abbiamo presentato il progetto, per ringraziarlo per quanto si è adoperato in questi giorni. Ringrazio l'ufficio tecnico per il lavoro fatto in queste settimane e per la celerità con cui ha redatto un progetto definitivo per dare risposta a quelle famiglie che in quel tragico 11 dicembre hanno perso tutto. Adesso andremo speditamente per realizzare queste opere. Naturalmente ci sarà, come sempre, un momento di condivisione con le famiglie, ma oggi è un giorno importante per Ravanusa, perché con azioni concrete e con i fatti si risponde e si riparte dopo quella tragica giornata e quella immane tragedia. Grazie di cuore veramente a chi ha contribuito per raggiungere questo risultato. Raid vandalico con annesso furto all'interno della sede della Lega Navale in via Elio Vittorini, nel quartiere di Maddalusa d'Agrigento. Ignoti hanno approfittato delle ore notturne per intrufolarsi nella struttura dopo aver forzato alcuni infissi. Una volta dentro hanno provocato danni a finestre e porte e rubato un grosso proiettore, poi la fuga indisturbata. A fare la scoperta sono stati i responsabili della sede l'indomani mattina. Presentata denuncia ai poliziotti della sezione volanti della questura, che hanno avviato le indagini. I danni sono in corso di quantificazione. Si è costituito il comitato per dire no al rigassificatore di Porto Empedocle. Vediamo. Partecipata assemblea si è svolta ieri presso la sede del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. I componenti hanno ritenuto di andare avanti nella protesta cercando di coinvolgere l'opinione pubblica al fine di pubblicizzare maggiormente i rischi dell'opera. Anche attraverso la diffusione di un volantino sono stati ben elencati le motivazioni, ribadendo come l'opera sarà obsoleta allorquando la stessa sarà finita e nell'ipotesi che la stessa si faccia, ribadendo così la difesa del territorio, del paesaggio, che è vicino alla Valle dei Templi, sito UNESCO, un'opera più che speculativa che è necessaria. Il movimento vero e proprio costituito con tutte le sigle che si sono da 20 anni che si battono contro questo ignominioso impianto, che non solo è dannoso, pericoloso, ma è anche inutile. È inutile perché il gas oggi esce di scena così com'è, sicuramente perché non viene inserito in tassonomia europea, o se lo sarà inserito uscirà comunque di scena entro il 2030. Per costruire questo impianto non bastano 5, 6, 7 anni, quindi arricchirà soltanto i soliti noti e coloro i quali aspettano di fare i subappalti. Per cui noi ricombatteremo in ogni sede. Questa riunione di oggi ha proprio questo scopo, di pianificare tutte le lotte che dovremmo fare, a partire da quelli che hanno sempre avuto ragione di essere, sono quelli con la carta bollata, perché al di là delle proteste che faremo, il coinvolgimento di tanti cittadini che si sono avvicinati e che si sono già iscritti, e se ne iscriveranno tanti a questo movimento, perché già vedo la disponibilità, le telefonate che ricevo ogni giorno, di persone che in qualche modo vogliono partecipare per cautelare, tutelare, difendere un territorio devastato dagli anni, dall'incuria e dall'abbandono. Ovviamente Mare Amico non poteva mancare a questo appuntamento. L'ambiente verrebbe distrutto dalla presenza di un rigassificatore. Basta dire che in efficienza è un impianto aperto, porterebbe lo scarico in mare di ben 600.000 metri cubi di acqua fredda e iodata, un disastro per il nostro mare, ma anche dal punto di vista paesaggistico, archeologico. Ha fatto bene il soprintendente Benfari a frapporsi e a dire che le autorizzazioni erano scadute nel tempo e che ben difficilmente sarebbero state rinnovate, ma anche il direttore del Parco dei Templi. Insomma, un po' tutti siamo contro questo rigassificatore, che è fuori luogo e fuori dal tempo. No al rigassificatore, ecco, tanti gli emendamenti e tante le interrogazioni parlamentari per dire no.
È assolutamente inutile oggi pensare di costruire un rigassificatore. Pensiamo che quest'opera sarebbe pronta fra 6 anni, quando per tutte le direttive europee, la politica energetica internazionale, bisogna letteralmente spegnere il gas. Abbiamo una catastrofe climatica incombente, perciò bisogna puntare su un tipo di energia completamente diversa. Questo si aggiunge al fatto che collocarla in mezzo ad un patrimonio UNESCO come la Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, a quella costa straordinaria che genera un indotto turistico importante, ovviamente ci fa dire orgogliosamente che questa è una battaglia che noi dobbiamo condurre, ed è bellissimo che la comunità agrigentina si sta cominciando a riunire per fare battaglie di questo tipo, di difesa del territorio. Quindi no al rigassificatore, sì alle energie rinnovabili e alla transizione energetica. Claudio Fava, candidato presidente della regione, si è dimesso dalla presidenza della Commissione regionale antimafia, così come è stato a suo tempo per l'attuale governatore Nello Musumeci. Primo step per il leader del movimento 100 passi, le primarie del centro-sinistra. Ieri l'ultimo atto, l'approvazione delle ultime due relazioni dell'antimafia, trasporti e incendi. Poi ha riepilogato che la Commissione in 4 anni e mezzo ha svolto 300 sedute, 600 audizioni. Ha approvato 2 disegni di legge, ovvero codice etico e beni confiscati, ed effettuato 12 relazioni antimafia. Vediamo. Un duro ed intenso lavoro quello di ieri per la Commissione parlamentare antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, che ha approvato all'unanimità la relazione conclusiva dell'indagine sull'AST, l'azienda trasporti siciliana al centro di una indagine della Procura di Palermo. Secondo la commissione dell'inchiesta svolta, emergono fatti, comportamenti e omissioni che aggravano purtroppo il quadro proposto dalla magistratura e che richiedono un ripensamento urgente e complessivo da parte della Regione siciliana, socio unico dell'AST, nelle proprie funzioni di gestione e di controllo nei confronti della più importante partecipata regionale. La regione è il socio unico dell'AST, proprietario al 100% di questa partecipata, e di fronte alle vicende che adesso sono state raccontate e sottolineate nell'ordinanza istruttoria del GIP di Palermo, ma che erano emerse molte volte nel corso di questi anni, è abbastanza inconsueto il silenzio con cui si è accettato che l'AST continuasse ad essere, come è stata, una fabbrica del consenso, che i forti vulnus sul piano gestionale e organizzativo denunciati da un audit interno restassero lettera morta, che addirittura come conseguenza di questa inchiesta alcuni dei dirigenti continuano ad essere stati scelti tra coloro che nel frattempo sono indagati. E la sensazione è come se questa indagine penale fosse soltanto un fastidioso incidente di percorso. Il governo nomina il Consiglio di amministrazione, ma lo può anche revocare di fronte a una serie di comportamenti opachi o che comunque non rispondono al mandato aziendale. Tutto questo si è verificato, ma il Consiglio di amministrazione sono stati lasciati nella condizione di fare di questa partecipata ciò che volevano. Questo certamente è una cosa un supplemento di riflessione va fatto. L'indagine della Procura di Palermo, si legge nella relazione conclusiva, consegna alle valutazioni della politica una ricostruzione priva di rilievo penale, ma certo estremamente allarmante. Dalle indagini è emerso che la gestione del personale di AST, sia con riguardo ai dipendenti assunti direttamente, sia con riguardo a quelli impiegati attraverso rapporti di lavoro interinale, è pesantemente condizionata da logiche clientelari e da pressioni politiche. Particolarmente critico il giudizio sull'atteggiamento inerte della regione e quanto meno singolare che la relazione a conclusione dell'audit svolto dagli avvocati Giuseppe Terrano e Sergio Locascio sia rimasta lettera morta, nonostante punti specifici di vulnerabilità e di opacità che quella relazione individuava nell'azienda. Punto chiave dell'indagine della commissione al sistema di assunzioni presso l'azienda, citando quanto scritto dai magistrati. L'antimafia scrive infatti che degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini è emerso con straordinaria nitidezza il fenomeno delle assunzioni di personale legate a logiche politiche, assunzioni pilotate, insomma, che hanno fatto dell'AST una scatola contenitrice di lavoratori non necessari all'azienda. Le intercettazioni trascritte assumono una
evidenza tale da non richiedere spiegazioni o interpretazioni altre, parole che per i commissari antimafia sono nette, irrimediabili, eppure tra i ruoli apicali dell'azienda continuano a svolgere, riconfermati nelle loro funzioni i soggetti coinvolti nell'indagine penale, adducendo la giustificazione piuttosto singolare di una carenza di risorse umane. La sensazione, conclude la commissione, che questa indagine penale sia stata vissuta da taluni alla regione e in AST solo come una fastidiosa interferenza, un oggettivo intralcio alle consolidate pratiche di amministrazione e di lottizzazione, un problema da tenere tra parentesi e da smaltire rapidamente e silenziosamente. Ennesimo lavoro per la Commissione Antimafia dell'ARS che nel pomeriggio di ieri ha approvato la relazione conclusiva dell'indagine sugli incendi dolosi, la cui presentazione sta affidata all'onorevole Giuseppe Compagnone. Come più volte ribadito nel corso dell'inchiesta, non c'è una sola causa dietro il drammatico fenomeno degli incendi dolosi in Sicilia, ha detto il relatore. E ci sono tante cause e che vanno individuate caso per caso e area per area. Perché una cosa quando si parla per esempio di incendio dei terreni coltivati a cereali, altra cosa quando parliamo di incendi boschivi. Bisogna andare caso per caso, andare a individuare queste cose. Questo come lo fai? E andiamo alle soluzioni. Con il controllo del territorio. Controllo del territorio fatto bene, con una regia complessiva, ma che caso per caso tenga conto delle motivazioni, tenga caso delle persone che ci stanno, delle motivazioni che ogni persona può avere e caso per caso vada a incidere e intervenire con un controllo del territorio semplice, con una regia complessiva che mette in campo tutto ciò che noi abbiamo, perché è chiaro, se noi avessimo una flotta di 500 aerei, no? o di non so quanti droni potremmo controllare, questo non ce l'abbiamo. Allora quel poco che hai devi utilizzarlo al meglio, mettendo insieme che cosa? I gruppi di volontariato, la polizia locale, l'esercito se è il caso, i comuni, la polizia municipale, i carabinieri, cioè metterle tutti in campo. Ma come lo devi fare? Lo devi fare con una regia unica, con un meccanismo organizzato. Insieme tante piccole forze fanno una forza importante e possono in questo modo veramente contrastare questo fenomeno, che è drammatico se poi si pensa ai risvolti e ai danni che abbiamo sull'ambiente, sulla nostra bellissima terra. Per la Commissione di certo le istituzioni non possono arrendersi all'evidenza dei cambiamenti climatici, anzi proprio in considerazione di questi le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi dolosi devono fare un salto in avanti. Per Compagnone ci sono fenomeni più preoccupanti di altri, fra questi in particolare il fenomeno della mafia, dei pascoli o comunque degli atteggiamenti criminali legati al controllo del territorio ed ai vantaggi anche di carattere economico che esso determina attraverso la possibilità di inserire nei fascicoli aziendali i lotti di terreno assegnati ad uso pascolivo dalla regione al fine di richiedere contributi europei. Per i commissari non basta certamente limitarsi ad anticipare la stagione antincendio, occorre anche garantire maggiore efficienza dell'attività di prevenzione e contrasto agli incendi tramite alcuni interventi che appaiono non più rinviabili, una nuova politica del personale del corpo forestale stare in divisa che garantisca il pieno soddisfacimento del fabbisogno sia in termini numerici sia in termini di età media dei lavoratori. Gli sforzi in tal senso fatti nel corso dell'ultimo anno dal governo regionale per incrementare il numero di agenti in divisa, seppur apprezzabili, sono ancora ben lontani dal poter garantire un effettivo miglioramento della capacità di risposta al fenomeno degli incendi che purtroppo si è già presentato nelle prime settimane di maggio. Abbiamo fatto un check-up per capire cosa non abbia funzionato in passato, quali siano stati i deficit istituzionali, quali siano le carenze di personale e di mezzi, quale sia la carenza di tempo, di tempistica con cui la Regione spesso si è messa in azione, e credo che questa relazione serva anche perché arriva alla vigilia dell'estate, quindi riesce a mettere in ordine tutto ciò che deve funzionare e proponendo anche una modalità di funzionamento il più possibile efficace e sinergica, non come dire, a babbo morto quando gli incendi hanno già devastato la Sicilia, ma prima della fine di maggio, quando c'è ancora la possibilità di intervenire per evitare quello che è accaduto lo scorso anno.
È stato rinnovato l'incarico di commissario della provincia di Agrigento a Raffaele Sanzo. Il relativo decreto è stato firmato dal presidente della regione Nello Musumeci e dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. Sanzo si è insediato al timone della provincia lo scorso 2 febbraio. L'odierno decreto proroga l'incarico fino al prossimo 31 agosto. Arturo Cantella. Rinnovato l'incarico da commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al dottor Raffaele Sanzo, il decreto di nomina è stato firmato nella giornata di ieri, 31 maggio, dal presidente della regione Nello Musumeci e dall'assessore all'autonomia locale e funzione pubblica, l'agrigentino Marco Zambuto. Ricordiamo che il dottore Sanzo si era insediato alla guida del Libero Consorzio di Agrigento lo scorso 2 febbraio, come disposto dal decreto 532 firmato nella giornata di ieri, e rimarrà in carica fino al prossimo 31 agosto. Intanto lo sentiamo ai nostri microfoni com'è la situazione al Libero Consorzio e le iniziative che vorrà intraprendere nel prossimo futuro. È complicato avere obiettivi quando si hanno tempi stretti di permanenza. Tuttavia io agisco come se dovessi starci per tanto tempo, mi faccio dei progetti perché ho una visione della provincia e spero che chi verrà dopo di me vorrà mantenerli. L'ambizione principale è di risolvere alcuni problemi di edilizia scolastica che ce n'è bisogno. Secondo luogo, intervenire sulla viabilità provinciale, e su quello abbiamo fatto passi grandi, come anche per la scuola ci stiamo muovendo. Speriamo, sono convinto che risolveremo le criticità di maggiore dolore, diciamo così, e avvieremo un anno scolastico migliore, arrivando a scuola con strade meno disastrate. Il polo didattico Arentre e l'istituto scolastico Rita Levi Montalcini di Agrigento organizzano un appuntamento rivolto all'orientamento universitario. Ospiti del direttore Nancy Arena, Paola Savona e Valentina Ciranni, che hanno presentato il corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, un percorso di studi avviato dal Consorzio Universitario di Agrigento. Vediamo. Pomeriggio di formazione all'interno del polo didattico Montalcini di Agrigento, un'opportunità per i ragazzi per orientarsi al loro futuro. Effettivamente diventano questi incontri realmente importanti, in particolar modo perché il polo didattico Arentre si pone sempre in avanguardia rispetto a quelle che sono le realtà territoriali. E proprio questo pomeriggio qui le nostre sedi vanno ad ospitare una cosa che è realmente fondamentale, perché parliamo del corso di mediazione linguistica ed è una realtà nuova che deve comunque essere incentivata, anche perché diventa sempre di più necessario poter interagire e parlare con tutto il popolo che ci circonda, in particolar modo, come si diceva anche nel convegno che si è tenuto poc'anzi, con le realtà che sono così lontane da quella nostra. Quindi ben vengano queste manifestazioni, il Polo Didattico Arentre è sempre sul pezzo per quanto riguarda queste manifestazioni, e soprattutto incentivare ancora una volta i ragazzi ad abbracciare tutte le opportunità che il nostro territorio da Agrigento è in grado di offrire. Il percorso di laurea all'Università di Agrigento in mediazione linguistica e culturale è una realtà, potremmo definire, giovane, ma che ha già dato i suoi frutti. Ci raccontava che quasi il 100% dei vostri laureandi ha già trovato sbocco lavorativo. Noi già siamo a quarto anno, diciamo che già dall'estate scorsa sono uscite il primo triennio, e i ragazzi del primo triennio, fortunatamente, diciamo, è stata una bella sorpresa anche per noi, hanno avuto opportunità di lavoro sia qui nel territorio sia alcuni anche fuori. Diciamo che questo percorso che permette loro di conoscere e approfondire le lingue straniere. Ricordo che noi, oltre un approfondimento delle lingue inglese, francese, spagnolo, abbiamo anche l'opportunità, proprio perché questo è il corso di mediazione linguistica e culturale, di conoscere e approfondire la lingua, che diventa un plus valore per chi oggi vuole inserirsi in un mondo del lavoro, sia in ambito turistico, sia in ambito commerciale, finanziario, e anche nella pubblica amministrazione, perché le figure di mediatori linguistico e culturale sono molto richieste. Noi solitamente pensiamo a questa figura inserita nelle comunità per immigrati, sicuramente quello è un ruolo importante e necessario. Pensiamo a tutte le organizzazioni internazionali che si occupano
proprio dell'integrazione e dell'immigrazione, che collaborano con la nostra procura, con tutta, diciamo, la rete nazionale e del Ministero degli Interni, proprio per favorire il processo immigratorio in un processo di successo che porti all'inclusione. Quindi sicuramente quello è uno scopo, diciamo, principale e interessante. Però proprio la conoscenza delle lingue permette ai giovani di inserirsi sia in ambito alberghiero, molti hanno fatto prima il tirocinio e poi la struttura stessa ha permesso loro di rimanere con contratti, come Resort che abbiamo al Giosti Resort Verdura che abbiamo a Sciacca, o anche in altre strutture che sempre la stessa azienda ha sparse per il territorio nazionale. Alcuni sono stati inseriti nelle tratte che quest'anno si sono, diciamo, duplicate, proprio perché Dubai era la sede dell'Expo mondiale, quindi molti hanno trovato anche lavoro in questo ambito. E quindi più in ambito finanziario, in nostre società anche a Milano, l'import, l'export e società finanziarie che necessitano di avere personale qualificato nelle lingue e che conoscono l'arabo. In più il nostro percorso universitario permette loro non solo l'approfondimento linguistico, ma anche la possibilità di avere quella parte, diciamo, di formazione multidisciplinare, partendo dal diritto internazionale, alle, diciamo, la sociologia, psicologia, pedagogia, tutte materie di accompagnamento alla costruzione di un professionista che ha, diciamo, competenze e skill per potersi facilmente inserire nel mondo del lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Grande festa domenica prossima, 5 giugno a Punta Bianca, da poco diventata riserva naturale. L'appuntamento è dalle ore 9 alle 13. Su iniziativa delle associazioni ambientaliste Mare Amico e Mare Vivo, come già da 26 anni accade, i volontari di diverse associazioni e cittadini puliranno le spiagge. Inoltre, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, sarà restituita al mare una tartaruga caretta caretta. Si svolgerà una prova dimostrativa di pulizia delle spiagge, viaggio a cavallo, un raduno di SUP e un tour della riserva con le mountain bike. Il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo, aggiunge: sarà un'occasione per denunciare lo stato di abbandono dell'ex caserma di Punta Bianca che rischia di crollare. Mare Amico e Mare Vivo vorrebbero che fosse recuperata e trasformata in un museo etno-antropologico, punto di accoglienza per i visitatori e centro di educazione ambientale. Infine sarà inaugurata la nuova segnaletica della riserva di Punta Bianca. Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Calogero ad Agrigento e soprattutto arde l'attesa di conoscere il programma ufficiale. Dopo due anni lunghi di stand-by, la città di Agrigento sente la forte necessità di ritornare a vivere in pieno la festa tra fede, culto e tradizione. I consiglieri comunali Amel, Bongiovì e Piparo inviano una nota al sindaco Franco Miccichè ed avanzano delle proposte. Arturo Cantella. I consiglieri comunali di Agrigento, Nello Amel, Alessia Bongiovì del Movimento Liberi e Solidali e Gerlando Piparo di Fratelli d'Italia, attraverso un comunicato stampa suggeriscono al sindaco alcune iniziative per la festa di San Calogero. Il comunicato afferma come fermano i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Calogero in Agrigento e soprattutto arde l'attesa di conoscere il programma ufficiale. Dopo due lunghi anni di stand-by, la città di Agrigento sente la forte necessità di ritornare a vivere in pieno la festa tra fede, culto e tradizione. Buona occasione, affermano i consiglieri comunali, per il rilancio dell'economia locale, certi di ricevere in città un flusso notevole di fedeli e di visitatori. A tal proposito, sostengono i consiglieri comunali, vogliono invitare il nostro sindaco e l'assessore Costantino Ciulla ad essere
in modo particolare ben predisposti, disponibili e sensibili nella preziosa collaborazione per la realizzazione del programma, sia nell'elargire il contributo di potricino oneroso, sia nello svolgimento delle pratiche burocratiche. Ci sentiamo molto vicini ai cittadini che in questa particolare occasione esprimono il desiderio di vivere una festa con clima armonioso e gioioso. Pertanto, consapevoli che la Conferenza Episcopale Italiana ha indotto il divieto dei giochi pirotecnici a causa della guerra, ci permettiamo, continuano i consiglieri Amel, Bongiovia e Piparo, di suggerire e invitare gli organi organizzativi della festa di San Calogero e l'amministrazione comunale a poter realizzare uno spettacolo d'acqua di fontane danzanti presso la Villa Bonfiglio e il getto di coriandoli d'ananza al sacrato la sera delle due domeniche prima del rientro del simulacro in santuario. Per questo anno vuole essere una novità a sostituzione purtroppo dei giochi pirotecnici, che vuole però dare testimonianza di festa in onore del nostro veneratissimo San Calogero. Dal 9 al 12 giugno prossimi torna a Palermo una marina di libri, Festival del Libro, una manifestazione letteraria sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, giunta alla 13ª edizione, cui prenderanno parte le più interessanti realtà editoriali indipendenti italiane. Vediamo. Su un appuntamento tradizionale che è la 13ª edizione, una festa, ma io direi anche un festino del libro, delle idee, del confronto. Quest'anno coincide anche con la fine della campagna elettorale, quindi ci sarà anche un confronto tra i candidati proprio sulla politica culturale della città, e poi tanti libri, tanti autori, tanti scrittori, tanti incontri in un'edizione dedicata a Pierpaolo Pasolini. L'abbiamo intitolata Pensieri Corsari, proprio perché in Sicilia, a Palermo, abbiamo più che mai bisogno di pensieri trasversali, controcorrente, controumano, per dare, come dire, anche la speranza che le cose possano e debbano cambiare. Sono cambiate però a livello culturale rispetto a qualche anno fa, secondo lei, a Palermo? Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti. Questo è l'anno in cui celebriamo e ricordiamo le stragi, molte cose sono successe in 30 anni, il fatto che qui ci sono gli editori, tanti editori, molti siciliani, sono anche lo spina dorsale di una vitalità, di un distretto culturale che c'è sicuramente a Palermo. In questo senso Marina dei Libri è proprio l'occasione per incontrarsi, scambiarsi le idee e fare ancora una volta moltiplicare questo pensiero corsaro positivo. È effettuato un'inversione di marcia in via Atenea percorrendo l'ultimo tratto fino a Porta di Ponte, incontro umano come se nulla fosse accaduto lo scorso pomeriggio ad Agrigento. Alla guida del mezzo una Lancia Y, una ragazza. Durante la spericolata manovra si è rischiato anche un incidente con un'altra auto che stava percorrendo nel giusto senso di marcia via Atenea. Soltanto la prontezza del conducente ha evitato il peggio. La ragazza, quella contromano, si è allontanata come se nulla fosse accaduto. L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra scende in campo con nuovi progetti per promuovere i valori della pace tra i giovani. Ad Agrigento presente anche il segretario regionale dell'Associazione, Andrea Bruno. Vediamo. Oggi il segretario regionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ad Agrigento per dare il nuovo slancio alla sezione locale. Sì, esatto, siamo qui con il presidente Giuseppe Scimè, ci lega un rapporto di stima reciproca. Oggi siamo incontrati per anche presentare e illustrare quello che è il nuovo progetto dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Testimoni di Pace, un progetto importante che vedrà l'avvio a settembre nelle scuole, e quindi è stato un momento di incontro, di scambio di informazioni e soprattutto di sinergia tra la Presidenza Nazionale, la Presidenza Regionale e il Presidente della Sezione di Agrigento. In questo particolare momento che valore assume la pace? È un momento fondamentale soprattutto nelle giovani generazioni, nelle nuove generazioni. Infatti quello che noi miriamo è cercare di andare a seminare con i ragazzi in tutte le scuole di ogni ordine e grado il messaggio di pace. Prima del 24 febbraio la parola vittime civili era una parola
a pochi nota. Oggi purtroppo è molto inflazionata a causa del conflitto bellico, soprattutto perché centinaia, migliaia di civili vengono coinvolti, la nostra Sicilia, Agrigento, Catania, tutta la Sicilia, tutta l'Italia, terra di accoglienza, sta accogliendo molti rifugiati. Il messaggio che vogliamo lanciare è di stop alle bombe sui civili e soprattutto dell'apertura immediata di corridoi umanitari per fare in modo di far uscire i civili dalle zone di conflitto. Presidente Scimè, è pronto a ripartire con un nuovo slancio? Allora, noi già come sezione di Agrigento abbiamo dato prova e abbiamo iniziato da tempo tutta una serie di attività, fra cui quella a favore dell'Ucraina, raccolta fondi, in cui praticamente in occasione di una partita di pallavolo di Serie A, cioè la pallavolo Aragona con il Vicenza, le ragazze hanno indossato la maglia dell'Associazione Vittime Civili proprio per dare questo messaggio di pace e solidarietà che è importante in questo momento. Continueremo la nostra azione nelle scuole e non a caso un ragazzo di Agrigento è stato premiato proprio quest'anno nel concorso nazionale bandito dall'Associazione Nazionale di concerto con il MIUR. In questo chiaramente proseguiremo nella nostra azione, oltre a tutte quelle iniziative, fra cui quella, credo, in occasione dell'8 luglio, del ricordo, diciamo, dei bombardamenti, dove ci ritroveremo e rievocheremo quei tristi momenti. Basket Serie B playoff, la Fortitudo vince anche la seconda partita contro Rieti, giocata al Palamoncada di Porto Empedocle, terminata 59-53. Vediamo. Continua il faticoso cammino della Fortitudo Agrigento verso il raggiungimento di una probabile qualifica alla serie successiva, vincendo così con Rieti con un ottimo 2-0. Era il match che tutti si aspettavano, una battaglia durissima ma molto importante per portare il risultato su 2-0 e avere subito un match point per accedere alla finale play-off. Così è stato e la Fortitudo Agrigento ha battuto Rieti 59-53, soffrendo, sbagliando, ma mettendo sempre quella palla in più che ha permesso alla squadra del coach Catalani di vincere ancora una volta in casa, mantenendo l'imbattibilità tra le mura del Palamoncada. Nessuna squadra fin qui è riuscita a strapparne la vittoria, ma a Rieti sarà un'altra battaglia. Il pubblico darà il proprio supporto a una squadra che ha cercato in tutti i modi di neutralizzare i punti fermi della Fortitudo. Più e più volte in difficoltà Alessandro Grande, braccato dalla difesa reatina, molte le palle perse in fase offensiva, e ci pensa ancora una volta Lorenzo Ambrosin con i suoi 21 punti e 4 rimbalzi a portare la vittoria ad Agrigento. L'approccio al match è stato ottimo, il primo parziale termina 26-16, il secondo quarto la partita si complica e Rieti riesce a incastrare la difesa agrigentina terminando con 7-15, che segna evidente difficoltà della Fortitudo a segnare punti preziosi. Equilibrio quasi perfetto nel terzo e quarto parziale quando Santiago Bruno nel suo giorno del compleanno mette a segno due triple fondamentali che danno uno strappo al match e a Rieti non riesce più a ribattare la partita, soddisfatto il coach catalano che afferma come una vittoria importante perché ci permette di avere subito un match point e chiudere la serie. Sì, ma sono partite playoff, il livello sappiamo che si è alzato, sapevamo che oggi avremmo affrontato una squadra che ci avrebbe messo le mani addosso, che ci avrebbe tolto ancora qualche cosa in più rispetto a gara 1. Devo essere onesto, siamo partiti molto bene perché al di là di qualche disattenzione difensiva il 26-16 del primo parziale testimoniava un nostro inizio molto positivo. Poi ci sono tanti meriti di Rieti nei restanti quarti, nell'averci tolto ritmo, nell'averci tolto riferimenti, nell'averci negato tante soluzioni. Noi abbiamo fatto troppi errori nel cercare le soluzioni e più che altro abbiamo peccato nel fermare il ritmo del nostro attacco, perché non siamo riusciti sostanzialmente mai a correre in questa partita. Gli 8 punti, se è corretto il dato, in contropiede sono la testimonianza di quanto poco siamo riusciti a correre il campo, soprattutto nel momento in cui, subendo 53 punti, abbiamo collezionato tanti rimbalzi difensivi da cui potevamo trovare soluzioni più rapide piuttosto che fermarsi sulla metà campo. Però, come ho detto, conta vincere in questo momento, quindi anche se è stata una partita sporca, brutta,
Sappiamo che questi sono i playoff, sappiamo che questo è il ritmo e l'intensità, quindi ci prendiamo la vittoria, il 2-0, sappiamo che là sarà battaglia, però adesso abbiamo un match point per provare a chiudere la serie, sicuramente positivo per noi andare a Rieti con questo bottino raccolto in casa. Dopo queste due prime partite e queste vittorie, si va a Rieti con che tipo di gioco proverai ad affrontare in un campo comunque ostile agli avversari? Ma Rieti, anzitutto il campo dove gioca Rieti e la sua tifoseria sono tostissimi, la tifoseria di Rieti è sicuramente una delle più calorose e il campo di Rieti è uno dei più difficili da affrontare, però lo sappiamo che dovremo andare lì ed essere compatti in quello che facciamo, giocare insieme, dobbiamo riuscire ad affrontare una squadra che moltiplicherà le sue energie sostenuta dal proprio pubblico, quindi dobbiamo sicuramente correggere tante cose rispetto a questa partita, ma sappiamo che così come tra gara 1 e gara 2 loro hanno aumentato l'intensità, là sarà ancora più difficile, quindi dobbiamo prepararci ad alzare il livello anche noi. Ci sono state tante disattenzioni durante il match e nonostante 59 punti realizzati c'è un dato importante di 53 subiti, quindi a segno che la difesa è sempre il punto di forza e la fortitudo. È stato questo il punto di vantaggio nei confronti rispetto a Rieti? Sì, sicuramente il dato più importante di questa gara sono i 53 punti subiti, il fatto che siamo riusciti nonostante dopo il primo periodo non abbiamo più avuto il pallino del gioco in mano, perché comunque è stata una partita molto equilibrata per quanto brutta, non ci siamo quasi mai scomposti dal punto di vista difensivo, abbiamo fatto disattenzioni però la nostra difesa ha tenuto e questo è ciò su cui abbiamo da sempre cercato di costruire i nostri successi, dobbiamo continuare a farlo perché lì è il segreto del nostro successo in ogni caso, quindi dobbiamo lottare, dobbiamo sapere che quello è il punto di forza della nostra squadra e lo è stato all'interno di tutta la stagione, sicuramente ce lo dobbiamo portare avanti a Rieti perché sarà una chiave anche di gara 3. Dato oggi nel giorno del tuo compleanno ti sei quasi fatto un regalo da solo, visto che nel momento più difficile della partita hai segnato due canestri importantissimi, quanto vale questa vittoria? Siamo innanzitutto molto contenti perché vincere le due gare era molto difficile, sappiamo che loro hanno aumentato l'intensità, ci ha visto e sicuramente a Rieti sarà una battaglia. Si va a Rieti dopo due gare complicatissime, che tipo di match ci aspetta lì? Auguri tanto, auguri tanto! Vabbè, a Rieti sicuramente aumenteranno la fisicità, ci metteranno le mani addosso, ma noi ci dovremo aggrappare ai nostri schemi, come abbiamo fatto oggi, e portarci ancora una partita a casa. Oggi dove è stata più forte la fortitudo? Penso che nell'atteggiamento, nella preparazione della partita, perché quando loro ci hanno aumentato l'intensità, penso che abbiamo mosso la palla e non ci siamo mai disuniti. Quanto pesano quei due canestri che hai realizzato? No, devo dire che è un autoregalo di compleanno, dai, molto bello, quindi speriamo di ripeterlo. Tanti auguri di buon compleanno, Dato. Grazie mille, ciao ciao. Ormai più che una notizia è una conferma, non si trovano più le parole per dipingere le imprese sportive dell'agrigentina Giusy Parolino, che ha vinto con il suo giavellotto il titolo assoluto di campionessa regionale. Per lei nuova medaglia d'oro e un nuovo record siciliano che conquista battendo se stessa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.